Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, in questo video vi parlerò, con la tela che scricchiola come sempre, della mia cura dei capelli o della mia non cura dei capelli, perché in realtà, come capirete molto presto, non faccio niente di particolare per i capelli. Anzi, per quanto riguarda la cura dei capelli, io credo moltissimo nella filosofia less is more, cioè poco è meglio. Quindi non vi farò vedere particolari prodotti, vi faccio vedere i miei quattro prodotti fondamentali che utilizzo da tantissimo tempo e che per me sono quasi indispensabili per sistemare i capelli, metterli in piega, eccetera. Oddio, in piega, non è che faccio tutte queste pieghe. Insomma, sicuramente non sono una di quelle ragazze che utilizza 2000 prodotti per sistemarsi i capelli, anzi, veramente credo moltissimo che meno si fa e meglio i capelli stanno. Faccio una piccola premessa, ovvero che il mio tipo di capello è piuttosto semplice da trattare e quindi non necessita di chissà quale cure, perché ho sempre avuto i capelli abbastanza forti e abbastanza spessi, quindi intanto tengono molto bene la piega e quindi anche insomma per sistemare i capelli non è che devo passare la piastra tantissime volte, anzi non la passo praticamente quasi mai, però magari se faccio dal parrucchiere una piega più carina mi dura anche più di 2-3 giorni e poi si sporcano molto 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 raramente proprio perché sono di una bella struttura abbastanza forte e quindi non sono particolarmente grassi. Essendo così grossi sono anche abbastanza secchi anche dalla cute e questo mi consente di lavarli veramente poco. Secondo me la prima regola, diciamo, per quanto riguarda la cura dei capelli è di non lavarli troppo spesso. Io vedo veramente tantissime ragazze che fanno anche video qua su YouTube che parlano della loro cura dei capelli, che li lavano anche 3, 4, 5 volte a settimana. Secondo me è troppo, perché più tu sgrassi il capello e lo lavi, e più il capello risponde producendo più sebo e quindi si sporcano più velocemente. E io lo capisco che se il capello si sporca molto facilmente, soprattutto chi ha un tipo di capelli appunto piuttosto grassi, non riesce a stare più di 2 giorni con i capelli sporchi, ma è molto meglio lasciarli nel loro grasso, diciamo, nel senso lasciare che il sebo reidrati naturalmente il capello piuttosto che sgrassarli continuamente, perché altrimenti si rovinano anche non soltanto alla radice, insomma, perché potrebbe tra l'altro poi produrre sebo in eccesso, ma soprattutto potrebbero rovinarsi moltissimo anche le lunghezze e le punte, perché chiaramente più utilizziamo lo shampoo, per quanto poco ce ne possa andare sulle lunghezze, comunque lavarli così spesso e asciugandoli magari anche appunto sempre col phon tende a rovinarli e a rovinare le punte. Ovviamente dipende dal tipo di capelli. Io appunto avendo i capelli secchi già dalla radice, io vi dico già, spero nessuno si schifi, che io lavo i capelli circa una volta a settimana. Una o due volte a settimana. Adesso che vado costantemente in palestra, magari le lavo 2 volte a settimana perché quando si va in palestra i capelli si sporcano più facilmente, però i miei capelli in genere reggono puliti tranquillamente anche 5 giorni. E questa è una grande fortuna, me ne rendo conto, però secondo me è anche una questione di abitudine. Io ho sempre lavato i capelli così, 1 o 2 volte a settimana, mai di più, e quindi si sono abituati a produrre il sebo giusto, secondo me, nell'arco di questo tempo. Probabilmente se anche avendo i capelli secchi, anche alla cute, li avessi lavati una volta ogni 2 giorni, probabilmente adesso mi troverei con i capelli grassi perché produrrebbero sebo in eccesso, per cercare di regolarizzare questi lavaggi eccessivamente frequenti. Io anche durante l'estate, per dirvi che praticamente i capelli si bagnano tutti i giorni tra mare e piscina, io comunque shampoo e balsamo lo faccio 1 volta a settimana, 1 volta, 2 volte a settimana, non di più, perché anzi con la salsedine eccetera già si seccano di loro con il sole e si stressano moltissimo durante l'estate, non voglio esagerare, anche lavandoli con lo shampoo 1 volta sì, 1 volta no, non me ne frega assolutamente niente, anzi secondo me i capelli con la salsedine sono bellissimi perché fanno quelle belle beach waves fighissime, però secondo me è comunque meglio, cioè il giorno che hai i capelli un pochino più zozzi, bruttissimo detto così, li leghi oppure metti una bella fascetta, un cerchietto, una mezza coda, 2 forcine messe in questo modo, non so, qualcosa per acconciarli in modo che siano comunque presentabili, magari durante l'inverno è perfetto metterci proprio un cappello magari e tenerli un giorno in più senza lavarli, che gli fa solo bene perché il sebo naturalmente idrata i capelli senza necessità di utilizzare prodotti chimici come shampoo e balsamo, per quanto naturali possano essere. Io faccio tendenzialmente poco, utilizzo poco il calore sui capelli, più che altro perché non mi va, anche quando insomma durante l'inverno mi limito ad asciugarli con il phon, è una cosa che odio fare, però lo faccio e effettivamente i miei capelli risentono moltissimo del phon perché già appunto sono secchi di loro e quindi si increspano moltissimo e quindi quando arriva la bella stagione
occasione ne approfitto per togliere il phone dalla mia routine il prima possibile, salvo che appunto io sia in palestra e quindi non posso uscire con i capelli fradici, ma tendenzialmente durante l'estate cerco di evitare di utilizzare il phone, tipo da maggio fino ad ottobre non lo uso, perché si seccano moltissimo i miei capelli, già, essendo già secchi le punte proprio si aprono e si duplicano e succede un casino. Quindi questo, poi anche per metterli in piega, cioè non è, io non li metto mai in piega, li asciugo e basta, quindi non sto lì con phone e spazzola, non faccio la piastra, non li alliscio, non li arriccio, i capelli come li vedete in questo momento, che sono anche spettinati, sono i miei naturali, a parte il colore che è leggermente schiarito, il mio colore è quello che vedete qui alla radice, e i miei capelli sono così. Mi avete chiesto di parlarvi nello specifico di che cosa ho fatto per avere questo effetto, questo biondo, diciamo. Io non ho chiesto nessun effetto particolare, quindi non vi so dire chatouche, balayage, non lo so, io ho specialmente chiesto un po' di schiariture qua e là, e il mio bravissimo parrucchiere Valerio, vi lascerò il suo Instagram qui sotto perché magari potete direttamente contattare lui e chiederglielo, e è bravissimo lui, io mi affido sempre quando voglio fare i colori, a lui ho fatto i capelli rosa, di cui forse qualcuno di voi si ricorderà, e infatti il biondo che mi era rimasto prima era la decolorazione quando ho fatto i capelli rosa, ho chiesto specialmente di ritoccarli perché volevo che i capelli fossero un po' più biondi per l'arrivo della bella stagione. E oltre a questo io considero i capelli solo capelli, cioè ci tengo, mi piacciono i capelli belli, ben tenuti, i capelli possibilmente lunghi, eccetera, ma se devo tagliarli, ho voglia di colorarli o di fare qualunque cosa, non mi stresso particolarmente. Un po', tra virgolette, me lo posso permettere perché appunto i miei capelli sono molto forti e quindi reagiscono bene anche alle tinte o alla piega con la piastra, eccetera, un po'. Faccio un po' quello che mi pare, io dal 2012 ho sempre fatto cose ai capelli, cioè ho fatto colpi di sole, ho fatto le tinte, ho fatto lo chatouche, ho fatto appunto i capelli rosa, poi li ho lasciati crescere, e adesso l'unica cosa che ho fatto da quando li ho fatti rosa appunto è stata questa schiaritura che ho fatto un mese e mezzo fa. Per quanto riguarda la cura vera e propria dei capelli, mi limito a fare veramente il minimo indispensabile. Ho dei prodotti qua che vi voglio consigliare che sono veramente ottimi e che utilizzo quasi sempre quando lavo i capelli, ma tendenzialmente anche se non li utilizzo non mi preoccupo più di tanto di utilizzare mille prodotti, mille maschere, oli eccetera, perché secondo me si appesantiscono i capelli e basta, è meglio lasciare la natura che faccia il suo corso, e quindi mi limito fondamentalmente a shampoo e balsamo, poi se sento necessità di utilizzare delle altre cose le utilizzo e ho dei prodotti di fiducia che ora vi faccio vedere, ma per il resto non sono una fissata con maschere, oli. Allora, un prodotto che io utilizzo praticamente ogni volta prima di asciugare i capelli, quindi una volta o barra due a settimana quando li lavo, è questo qui di Nashi Argan e si chiama Instant Hydrating Styling Mask. Questo qua. Questa sostanzialmente è una sorta di balsamo spray, ha la consistenza di una maschera appunto, quindi è tipo cremosa, non è oleosa, e si utilizza per idratare i capelli senza risciacquo, quindi è una sorta di balsamo senza risciacquo molto concentrato, però perché questi prodotti sono appunto tutti quanti con l'olio di argan, quindi sono belli idratanti. Io questo qui l'ho acquistato dal mio parrucchiere quando ho fatto appunto i capelli rosa, mi hanno consigliato di utilizzarlo tutte le volte che lavavo i capelli, sia prima che dopo l'asciugatura, per ridratarli, nutrirli, visto che li avevo decolorati abbastanza. Come io ho i capelli secchi, continuo ad utilizzarlo ancora adesso. Non lo uso sempre, però lo uso tutte le volte che sento che i capelli sono venuti un po' più secchi dopo la doccia, magari è stato un balsamo che non è particolarmente efficace, e quindi allora utilizzo questo per compensare un pochettino e lascio i capelli, oltre a lasciare un buonissimo profumo, mi piace molto l'odore che ha questo prodotto, li lascia veramente molto morbidi, molto lucidi, soprattutto li sento proprio più corposi, sento la differenza quando non lo utilizzo e mi piace moltissimo, ve lo consiglio. Questi prodotti sono un po' costosi però sono veramente molto validi, a me piacerebbe provare anche shampoo e balsamo di questa linea perché secondo me sono veramente molto validi. Altri tre prodotti sono della Phyto, non mi sono stati inviati magari perché sono anche abbastanza costosi, li ho comprati io tranne uno che mi è stato regalato da una di voi, sono dei prodotti che secondo me sono magnifici. Io della Phyto utilizzo anche gli integratori Phyto Fan Air, che sicuramente conoscerete tutti, sono quelle capsuline marroni che utilizzano tutti per capelli e unghie, che sono ottimi, e poi appunto utilizzo questi prodotti che secondo me sono veramente imbattibili per quanto riguarda i capelli. Allora,
Uno è questo, ed è uno, un prodotto che mi è stato appunto regalato da una di voi, ed è il Phytokeratin, è uno spray termoprotettore da utilizzare prima di asciugare i capelli. Questo è particolarmente grasso come prodotto, quindi lo utilizzo soltanto sulle punte, cioè tipo una roba così di capelli, prima di asciugarli con il phon. Quando li asciugo con il phon, se li asciugo, se li lascio asciugare all'aria, non lo utilizzo perché sennò tende un po' ad appesantire le punte. Però mi piace moltissimo perché, essendo proprio così corposo, protegge molto bene i capelli dal calore. Quindi anche quelle rare volte che utilizzo magari il ferro per fare i boccoli o la piastra, mi piace utilizzarlo perché protegge appunto i capelli dal calore. Tendenzialmente i miei capelli non si rovinano tanto con il calore, però è sicuramente meglio utilizzare un termoprotettore. Questo appunto è Phytokeratin, quindi all'interno ha della cheratina, è un prodotto bello ricostituente. È fantastico. E poi utilizzo due oli. Uno è per lo styling, tra virgolette, e uno invece è un impacco pre-shampoo. L'impacco pre-shampoo è questo. Non so come tenerlo, è tutto oleoso. È il Phyto Elixir. Questo qua è un olio ultra nutriente per capelli ultra secchi. Questo qua è il prodotto, si chiama Phyto Elixir. Non so come mostrarlo. Questo qua è un prodotto bello denso, è un olio veramente molto molto corposo, sono 75 ml, questo ce l'ho da davvero tantissimo tempo, quindi non è economico ma sicuramente vale la spesa. E io lo utilizzo, utilizzate la quantità necessaria per i capelli a seconda di quanto ce li avete lunghi. Io utilizzo circa 5-6 erogazioni del prodotto e lo mettere su tutte quante le lunghezze, mi raccomando non in testa perché sennò praticamente sembrate uscite da una friggitrice, su tutte le lunghezze, sui capelli leggermente inumiditi prima con l'acqua, e lo tenete sui capelli per sempre, cioè più lo tenete e meglio è, perché essendo così tanto ricco veramente cioè, i capelli rinascono completamente, li nutre tantissimo, li idrata tantissimo e soprattutto li rende lucidissimi. E quindi io tendenzialmente lo metto quando posso dormirci, lo metto prima di andare a dormire, lo tengo su tutta la notte, cioè possibilmente tipo 10-12 ore, e poi faccio lo shampoo normalmente, lascio i capelli stramorbidi, soprattutto lucidissimi, appunto, e proprio nutriti, si vede moltissimo la differenza. Loro dicono di utilizzarlo una o due volte a settimana, che secondo me è troppo perché è un prodotto veramente molto corposo, io lo utilizzo circa una volta o due al mese, ma quella volta che lo uso è veramente fantastico, ve lo straconsiglio. E l'altro, che utilizzo sempre tassativamente tutte le volte che i capelli vengono lavati, li asciugo col phon o senza phon, lo utilizzo sempre perché, cioè, noto proprio la differenza quando lo utilizzo, mi piace tantissimo questo prodotto, è l'Huile Supreme, questo qua. Anche questo ci ha dato tantissimo tempo, anche lui sta durando moltissimo, ed è un olio disciplinante per capelli secchi e ribelli, senza risciacquo sempre, per capelli secchi, spessi e ribelli, quindi come i miei praticamente, ed è una sorta di olio per lo styling. Io lo utilizzo sui capelli asciutti, dopo averli asciugati o dopo che si sono asciugati all'aria, su tutte le lunghezze, e tendenzialmente utilizzo una spruzzata sola, perché è veramente un prodotto bello corposo, è abbastanza grasso come olio, perché è fatto per capelli appunto molto spessi e secchi. A volte ne utilizzo due spruzzate, ma proprio esageratamente, se sento che ho capelli veramente molto secchi. Faccio così, con le mani, per questo sto facendo questo movimento, e poi faccio questa cosa su tutte le lunghezze e fino alle punte, sulle punte abbondo, e li faccio proprio così. Così faccio ben, spalmo il prodotto su tutte quante le lunghezze, e poi passo le dita tra i capelli. E poi, essendo fatto per lo styling, una cosa di cui io mi illudo è che poi comincio a fare così, sperando che le onde che i miei capelli ogni tanto fanno vengano rafforzate, vengano definite. In realtà non succede niente, ovviamente, però anche dopo aver fatto la piega, se vi fate le onde magari con la piastra o boccoli con il ferro, come preferite, e poi passate quest'olio, è bellissimo perché ti definisce la piega e lucida tutti i capelli, poi è bellissimo. Fine dei sogni, perché mi si è scaricata la macchina fotografica e si è spenta, quindi mi trovo a finire questo video con il cellulare, perché sennò, insomma, non è che potevo lasciare il video finito in quel modo terribile. E comunque, appunto, vi stavo dicendo che è bellissimo passare questo olio sui capelli dopo aver fatto la piega, anche perché ridefinisce molto bene il capello, lo lucida ed è veramente molto molto bello. Quindi quello che faccio è questo alla fine, non faccio veramente nient'altro per i capelli. Non vi ho fatto vedere shampoo e balsamo perché li cambio praticamente sempre, e sono una che usa moltissimo prodotti da supermercato, soprattutto la linea Garnier Ultra Dolce, mi piace moltissimo e
cambio un pochettino tutti quelli che loro hanno, tranne quello della camomilla che su di me ha degli effetti terrificanti perché mi secca e mi sciupa i capelli terribilmente, però quello meraviglioso con olio di camelia e quello avocado e burro di karité al cacao e cocco, utilizzo sempre quella linea lì, mi piace moltissimo. E questi sono i capelli che forse da qui potete vedere un pochettino meglio i riflessi che hanno. Adesso considerate che li ho lavati 3 giorni fa, oggi sono stata anche in palestra tra l'altro, e insomma non saranno strapulitissimi ma non sono neanche sporchi. Io li lavo appunto il meno possibile perché noto proprio che, visto che tra l'altro poi ho i capelli anche abbastanza secchi, non sottoporli allo stress di shampoo e balsamo più il phon più di una volta a settimana barra due se proprio necessario, è meglio per loro, e quindi io faccio quello che loro vogliono. Il telefono balla perché lo sto tenendo con le mani perché non ho modo di tenerlo a questa altezza, non so dove poggiarlo. Detto questo, spero tanto che questo video possa esservi stato utile. So che non vi ho detto niente di particolare, niente di nuovo, ma io i capelli veramente non faccio niente di più di questo, e spero appunto il video vi sia piaciuto. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao.